Insigne ADL, incontro il 5 agosto. Tiene banco, in casa Napoli, il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. L'incontro tra il presidente De Laurentiis e l'agente del giocatore, Pisacane, non c'è ancora stato. Insigne è attualmente in vacanza dopo aver disputato l'Europeo con l'Italia e tornerà a disposizione per il ritiro a Castel di Sangro. Secondo Sky Sport, il possibile incontro tra il capitano e il presidente potrebbe avvenire il 5 agosto. Turchia, David Luiz Alladanadimirspor con BALO. Sembra fatta per il passaggio di David Luiz Alladanadimirspor. In Turchia sono sicuri, il difensore ex Arsenal, Chelsea e PSG ha trovato un accordo con il club al quale si è già unito da svincolato Mario Balotelli e firmerà un contratto fino al 2024. Carnevali, Locatelli, Juve solo alle giuste condizioni. La trattativa con la Juventus per Locatelli? Ci devono essere le condizioni giuste. La nostra società è ambiziosa, vuole crescere e migliorarsi. Se non ci sono le condizioni giuste, si migliora da noi. Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, durante la presentazione della squadra della prossima stagione. Abbiamo giocatori importanti, la nostra politica non cambia. Dobbiamo sempre cercare di costruire una squadra che possa ottenere risultati buoni, e con un occhio al bilancio, ha spiegato. Verona, è fatta per Ilic. Fumata bianca per Ivan Ilic Oleias Verona. Per riportare il centrocampista in Italia, questa volta a titolo definitivo, il club di Setti verserà al Manchester City 8 milioni di euro. Mancano solo visite e ufficialità. Sassuolo, è fatta per ERLIC, resterà un anno allo Spezia. Dal Sassuolo allo Spezia e ora dallo Spezia al Sassuolo. Entro pochissimi giorni, riporta il secolo XIX, dovrebbe chiudersi l'operazione che porterà nuovamente in neroverde il difensore Martin Erlich. Il club emiliano, si legge, dovrebbe lasciare il classe 98 in Liguria per un altro anno. Genoa, ESUPRYGA il dopo SHOMUROD-OV. Con il trasferimento di Eldor Shomurodov alla Roma il Genoa incasserà in due tranches circa 18 milioni di euro che verranno investiti nel mercato in entrata, per prendere il posto dell'uzbeko è molto vicino Vladislav Suprayaga, giovane talento ucraino classe 2000 che milita nella Dinamo Kiev. Milan, Massara ha incontrato l'agente di Kessié. C'è stato un primo incontro tra la dirigenza del Milan e Giorgia Tangana, l'agente di Frank Kessié. Lo riporta calciomercato.com, specificando che al meeting, svoltosi a Bologna, era presente solo il DS Frederic Massara e non il DP Paolo Maldini. Le parti si sono dunque messe al lavoro per trattare il rinnovo di contratto dell'Ivoriano, in scadenza nel 2022. Venezia, Sigurdsson in prestito. Il Venezia avrebbe individuato in Arnor Sigurdsson il rinforzo giusto per il suo reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky, l'operazione col CSKA Mosca sarebbe stata chiusa con la formula del prestito secco. Cagliari, DALBERT, spero di restare il più a lungo possibile. Sono contento della scelta del Cagliari, voglio ripagare dentro il campo tralasciando ora le parole, spero di fare bene per restare il più a lungo possibile qui. Così l'ex interista D'Albert nella sua conferenza stampa di presentazione da neo giocatore del Cagliari. Il Monza ci prova per MESSIAS. Junior Messias è uno dei giocatori più contesi sul mercato. Il brasiliano, reduce da un ottimo campionato di Serie A con il Crotone, è da tempo nel mirino del Torino che però non ha trovato l'intesa coi rossoblù. Nella trattativa si è inserito di prepotenza il Venezia, interessa Garritano. Dopo l'interessamento da parte della regina, ora è la Serie A che ha messo gli occhi su Luca Garritano, complice anche il caso Chievo-Verona. L'attaccante ex Inter è finito nel mirino del Venezia, ma anche la Salernitana avrebbe mosso i primi passi nella sua direzione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Lecce, ufficiale LARRIBO del francese GENDRY. Dopo la delusione dello scorso campionato, il Lecce continua a muoversi per formare una rosa in grado di non mancare la promozione in Serie A, l'ultimo colpo in ordine cronologico è Gendry. Il club giallorosso lo ha ufficializzato sul proprio sito, comunicando di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Gendry dall'Amiens SC. Il calciatore francese, si legge, esterno difensivo destro classe 2000, ha firmato un accordo di 3 anni con opzione per i successivi 2. Genoa, fatta per HERNANI. Hernani sarà presto un nuovo giocatore del Genoa.
Dopo l'accordo con il Parma, il centrocampista brasiliano ha effettuato le visite mediche di rito. Mancano solo firme e annuncio. Real Madrid, Carvajal rinnova fino al 2020. Daniel Carvajal ha rinnovato il contratto con il Real Madrid fino al 2025. Lo comunica la società spagnola attraverso i propri canali social. Torino, sondaggio col Milan per... Il Torino ha effettuato i primi sondaggi con il Milan per il difensore Mattia Caldara, destinato a lasciare nuovamente i rossoneri dopo gli anni passati in prestito all'Atalanta. Le sensazioni sono positive, con il club di Elliott che avrebbe aperto alla possibilità di trattare la cessione del difensore centrale. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Inter, Bellerin sempre più vicino. Arrivano novità sull'asse Inter-Arsenal per Bellerin, dal Portogallo assicurano che l'affare è vicino alla chiusura, il club inglese ha aperto al prestito con diritto di riscatto tanto che il giocatore potrebbe essere a Milano per le visite già settimana prossima. Juventus, Frabotta ceduto al Verona. Gianluca Frabotta lascia la Juventus e disputerà la prossima stagione di Serie A con la maglia dell'EIAS Verona. Il giocatore piaceva anche ad Atalanta e Genoa. Il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.